Ciao! Bentornati al programma televisivo di oggi trasmesso da Spettacoli Televisivi con notizie come: l'ex naufraga Natalie Caldonazzo è stata vittima di una serie di commenti molto aggressivi scritti da alcuni utenti, a causa della sua eccessiva magrezza. Ecco la sua reazione a proposito. L'attrice Natalie Caldonazzo ultimamente è stata una delle protagoniste più discusse del reality L'Isola dei Famosi condotto da Ilary Blasi. La sua partecipazione al programma ha portato con sé diverse ripercussioni nei vari gruppi, portando a sua volta vari momenti di tensione, che alla fine non sono stati particolarmente graditi. Nonostante tutto però, rispetto ad altri colleghi naufraghi, la sua presenza si è fatta sentire, mettendosi in gioco sia in gruppo che in solitaria. Curioso che ora che la Caldonazzo è tornata a casa, le polemiche non sono terminate, ma anzi sono sempre più feroci. Non si può piacere a tutti, dice Natalie Caldonazzo. Ad aver riconosciuto il suo valore durante la sua partecipazione al reality L'Isola dei Famosi, oltre ai fan, è stata anche l'opinionista Vladimir Luxuria. La sua avventura nella trasmissione ambientata in Honduras ha visto l'attrice dichiarare: per me era un regalo fare questa isola, fatta come avevo voglia di farla. Sono contenta. Non ho vinto perché non si può piacere a tutti, ma sono stata utile per tante persone che mi scrivono e mi dicono, grazie. Come riportato nel video presente su Mediaset Infinity, la bella attrice romana ha continuato dicendo: questa volta l'isola mi ha lasciato una nuova conoscenza di me stessa e poi una conoscenza profonda con mia figlia quando è venuta a trovarmi. Ho avuto il coraggio di farle delle domande anche un po' toste e lei mi ha risposto con grande onestà e pensavo da mamma di aver sbagliato tutto. Ma invece ho capito che sono anche io una grande mamma. Gli attacchi orribili contro Natalie Caldonazzo, tuttavia, per Natalie Caldonazzo così come gli altri VIP, oltre al tanto amore dei fan, c'è il rovescio della medaglia riassumibile con la parola haters. Purtroppo sotto un post divertente, mentre fa finta di suonare la chitarra classica e cantare in spagnolo, qualche utente ha pensato bene di iniziare a insultarla sul suo aspetto fisico. Frasi come "ti sei vista allo specchio? Fai impressione. Mettiti tranquilla e mangia" hanno riempito i suoi commenti associati a questo breve video simpatico. Non è la prima volta che la Caldonazzo viene attaccata per l'eccessiva magrezza. Ma questo non autorizza nessuno a insultare e creare continui disagi a chi è costretto a leggere questi messaggi. Grazie a tutti coloro che hanno guardato il video. Premi il pulsante mi piace e commenta. Per ricevere le ultime notizie e supportare il canale con il pulsante iscriviti al canale.